solo per la tecnica. Bisogna pensare che la musica nel cinema non è la prima cosa. Io purtroppo dico spesso che un film o altro ha bisogno della musica. La musica non è assolutamente necessaria, però se ci si mette la musica, il regista ha il dovere di tenerla presente e di dare la temporalità. L'importante è che abbia la sua durata, perché i pezzi di 20 secondi non vanno mai bene, anche se possono essere belli. No, sempre che la musica duri il tempo. Molti mi domandano, ma perché il Leone mi piace una musica e quelli altri mi piace di meno? Perché? Perché Leone la dava 5 minuti per fare un pezzo. Se lei mi dà 40 secondi, io che faccio? Niente. Per me la musica inizia con 40 secondi di istruzione. Comunque una volta io ho fatto a Tornatore un esperimento. Io in genere scrivo musica che vogliamo parlare contemporanea, musica difficile, è più semplice di difficile. E qualche volta, prima davvero una o due volte, io ho scritto per un suo film, in una scena, una musica complessa, interessante, molto, ma complessa. Quando lui ha sentito il pezzo dopo la lettura con l'orchestra, ha detto, sto pezzo non c'entra mai niente, ma io lo sapevo benissimo. E io ti ricordo un altro pezzo che l'ho scritto, volutamente, come seconda versione possibile, quella che è giusta per quel punto. Sarebbe stato giusto, infatti lui l'ha accettato tranquillamente, ma quella mia versione era quella che io ho cercato di imporre, senza imporre, effettivamente. Un po' una scrittura veramente molto interessante, dove non c'era né melodia né ritmo, né armonia, c'era tutt'altro, c'erano timbri, c'erano suoni, sperduti, rinfranati, tutte cose che riguardano la musica contemporanea che si scrive oggi fuori del cinema. Io l'ho messo in quel pezzo con l'esperienza che ho. Naturalmente sapevo che lui diceva stop, però non va bene. Io ho scritto, avevo scritto già, prevedendo la sua risposta, di capire un altro pezzo che è stato accettato. Grazie molto. Grazie molto. Grazie molto. Grazie molto. Sapevo che mi bocciavo il pezzo di... Io lo sapevo. Ma non è stata una bocciatura perché non fosse bello il pezzo. Era un pezzo difficile, a me piace anche la musica difficile. Non la ritenevo adatta a quella situazione lì. E quindi ho tenuto questo genere di scrittura, poi l'abbiamo usata altre volte in altri film. Ma vi posso raccontare un episodio molto interessante che riguarda il nostro rapporto, ma soprattutto la sua straordinaria capacità di risolvere talvolta i problemi che nascono nel rapporto tra l'esigenza di una sequenza e il linguaggio della musica. In un'altra occasione, in sala musica, con un'orchestra, con un organico grandissimo, dovevamo incidere l'ultima scena che prevedeva un organico grande. Ennio, come il suo solito, lesse il pezzo. In genere lui legge il pezzo e poi mi chiede immediatamente cosa ne penso. Ovviamente sono pezzi che io già ho conosciuto al pianoforte, suonati da lui, ne abbiamo discusso, però poi sentiti con l'orchestra, con la strumentazione, sono tutt'altra cosa in certi casi. Quindi lui lesse questo pezzo e non andava bene, ma proprio non andava bene per niente, quasi come quest'altro caso che ha raccontato Ennio. E io dissi, non va bene, non c'entra niente.